Gira tutto. Ci siamo, stiamo girando. E gira tutto intorno alla stanza. Mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza. Mentre si danza, danza. Okay. Volevo dirvi che uscirà a breve il mio singolo. Ah sì? Sì. Come si chiama? E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza. Bello, ma è nuovo. È cioè, è una cosa... Virgola, sì. Danza. Danza. Ah, ecco, ecco, ecco. I titoli lunghi nelle canzoni. Sì, è vero, è vero, è vero. Ma quando è che uscirà prossimo anno? Ragazzi, non so ancora, però ci sto lavorando, produttori, cose varie. Ah, ok. Vabbè, okay. Allora, poi ti richiameremo qua al podcast. Certo, certo, non vedo l'ora di farvelo sentire. Ovviamente sì, pubblicizziamo il più possibile. Certo, ragazzi, certo. Deve girare. Perché bisogna comunque darsi man forte. Assolutamente, assolutamente. Siamo qui per questo. Esatto, perché sennò, ecco. Ragazzi, benvenuti in questo video Unicorn Island Podcast. Oggi siamo più impertinenti del solito perché siamo quattro. Ma da oggi siamo un fottio di gente, un sacco di gente. Un fottio di gente. Sì, non si dice così, sì, non sì, è sì, in sì, gergo. Sì. No. Un botto. No. Un botto. Esatto. Un botto. Cioè, un fracco di gente. Un fracco non l'ho mai sentito. No, come no? Sì, come no? Un no, fracco. Noi a Roma diciamo una fracca. Ah, una al fracca. Femminile. Sì. Sì. Una fracca di gente. Sì. Mm-hmm. Di gente però con la E. Di gente. Di gente, vabbè. Sì, un po' di zante ci sta. Vabbè ragazzi, benvenuti quindi nel podcast numero uno in Italia. Sì, in tutte le classifiche ovviamente. Certo. Io non so dove guardare proprio... ragazzi, sono tipo 67 camere. Dove vuoi. Tranne quella lì perché è l'unica che non... Ok, faccio un po' il giro. Sì, esatto. Direi di... Allora, quindi podcast numero uno in Italia, Unicorn Island Podcast, che potete vedere su YouTube, su Unicorn Island, e ascoltare sulle varie piattaforme d'ascolto quali Spreaker, Spotify, iTunes, Apple Podcast e quant'altro. Lasciateci 5 stelline e 5 euro se ce li avete. Lasciateci pure quelli così sei a caso. Sei professional che chiedi soldi Liban, alle persone. Liban esatto, in descrizione. Io ogni puntata lo dico perché ogni tanto citiamo. Ci tipo sta. C'è una challenge che si chiama AZ e la prima volta... Tutti quelli a cui la citiamo dicono: ah, ma il dentifricio? Io no, però lasciateci l'Ivan in descrizione, ovviamente, perché... Vabbè, anche il nostro, se volete. Sì, esatto, no, certo. Vabbè, dopo lasciamo tutti gli Ivan qua sotto, mi raccomando, dateci dei soldi. E come? Soprattutto quello della regista, che intanto ringraziamo la nostra produzione Colibri 12, ringraziamo anche la nostra scenografa Frafolk e ringraziamo i nostri bellissimi sponsor, ovvero... Xiaomi e Red Bull. Grazie mille per sostenerci in queste nostre imprese pazze. Esatto, le nostre idee bellissime. E grazie alle nostre... Scusate, ultime, ma non meno per importanza. Cioè, anzi, la si tiene per ultimo come le cose da mangiare che tieni per ultima quella più buona. Vero? Perché almeno poi... Vabbè. No, è così, si usa, si fa bocca vero. Buona perché almeno ti tieni al pezzo che ti piace più. Vabbè, vero. Lo diciamo, avanti, raccontiamo un'altra volta. Vabbè, ringraziamo tantissimo le nostre K4U che oggi, sono qua, ho glitchato un po'. E niente, Federica... E Belia, quella è larga. Grazie per essere venute in questo podcast. Siamo molto contente per averci dedicato questo tempo. Grazie. E ora possiamo andare. Grazie. Grazie per aver dedicato questo tempo. E va bene, e tra l'altro, scusami, vai. No, prego. No, dicevo che non no, è. Niente. vai, prego, ciao. No, dico, non è la prima volta che ci incontriamo perché, attenzione, perché il nostro pubblico giustamente non lo sa. Mm-hmm. Ma intanto, vabbè, partiamo dal principio. Noi siamo fan sfegatate delle K4U da anni. Madonna. Tipo, muore, da ragazzi. Quando avete iniziato praticamente. Veramente, 3 anni fa. Giusto? È un po' di 5. Più. Allora, sì. 3 anni. Da 3 anni però... siamo fan. Avevamo chiuso fan, il canale da un po'. Ecco, io mi sa che avevo scoperte quando avevate chiuso il canale e poi ne avevate aperto un altro e avevate tutti i vlog tipo quelle cose lì. Sì, su quello vecchio, esatto. Ecco, vero. Ecco. Allora non era quindi fan, lì, no, mi spiace. Da un bel molto po'. Cute. Carine e però. La prima, sì, non lo sapevate questa cosa? No, sì, non era super fan. Wow. E infatti la prima volta che ci siamo incontrati di persona, forse voi non so se ve lo ricordate, era San Valentino del lontano 2000... 16? No. 17?
Secondo me era 17. Cosa mi sono persa? Aspetta, perché noi era una serata molto triste, perché ovviamente noi due single. Oddio, me lo ricordo. Non era triste, avevamo appena vinto il temachigno. Ah, sì, è vero. Me lo ricordo troppo. Noi eravamo appena uscite dal temachigno, perché ci stavamo consolando per la nostra vita triste a San Valentino. Siamo uscite e mi hanno detto una gioia, vi avevamo incontrate sui Navigli. Me lo ricordo. Ma perché noi stavamo a Milano? Allora, io vi posso dire una cosa in disclaimer per Federica. Sì. Okay. Ovvero che lei ha una memoria di merda. Ma io non mi ricordo niente. Se tu mi chiedi cosa ho mangiato ieri a pranzo, ti assicuro che non lo so. Ma cosa ho mangiato ieri a pranzo? Non ho mangiato ieri a pranzo. Ah, ok. Era una domanda trabocchetto. Io mi ricordo benissimo. Ok. Proprio in darsena. Cioè, in darsena. Non era in Navigli, era proprio in darsena. Esatto. Me lo ricordo, ragazzi, sono un genio. E infatti noi abbiamo fangirlato tantissimo. Cioè, proprio noi eravamo lì. Vabbè, adesso non esagerare, adesso mi fai sentire in imbarazzo. Però aspetta, forse un ricordo vago. Ci siamo fatti una foto, sì, vero? Sì. Che non è, cioè, sembra una cosa tipo detta a caso, perché era quasi ovvio. Però giuro che me lo ricordo, solo quel momento. Sì. Okay. Dai, non mi ricordo. No, poi abbiamo camminato fino alla metro, poi abbiamo preso la metro e poi avevate cose da fare da un'altra parte, cioè, nel senso. Boh, sono confusa. Però benissimo. Sai che forse era la prima casa delle tre case? Ma allora forse mi ricordo che voi forse eravate su per un progetto un di un concerto c'era. C'era un concerto? Ah, probabilissimo. Boh, ragazzi, io comunque vabbè, non lo vabbè, so. Vabbè, fa niente. Comunque, abbiamo rimandato questa situazione. Era San Valentino. Comunque. Era San Valentino. Valentino. Che è il San Valentino, però. Di per... Velia. Poi. Scusate, ragazzi. No, giustissimo, perché più o meno è così. E la seconda volta invece che siamo incontrate anni dopo... Cioè un anno dopo è stato invece allo YouTube Space di recente. Bello, lo YouTube a Space. Settembre, vero? Era settembre? Era settembre. Ragazzi, per me tutti i mesi sono la stessa cosa. Io ho scoperto tipo stamattina che siamo ad aprile. Ah sì. Quello è sempre trauma. Un trauma. Io sono sempre convinta che siamo a marzo. No, per me è gennaio. Quindi ah no. Io avrei detto tipo il 15 marzo. Perché no, io pure marzo mi è volato via come... Non lo so. Ma a me febbraio. Febbraio non è esistito. Perché febbraio c'ha 29 giorni, cioè 28 giorni. Non te ne accorgi. E non te ne accorgi. Cioè, quei due giorni in più, due giorni in meno fanno una differenza. Federica non io lo sa. Non lei so non in che anno sono. Io dico sì, i mesi. Non lo so. Vabbè, sì, ma tu sai che oggi siamo di nuovo qua. Oggi, fatto sta. Sì, e no. E poi no, scusami. Ah, no, scusa, c'è un passaggio fondamentale. Un passaggio. In mezzo invece c'è stato l'episodio del vostro video di Natale. Ah, ok, sì. Bello, tra l'altro, andatelo a vedere, anche se non è stagione, però Come no, a gennaio più o meno. Ah, giusto. Dicembre. Sì, è quasi Natale, effettivamente. 15 giorni sono passati. E, nostro primo video insieme, tra virgolette. Sì. PS, dobbiamo rimediare. Sì, dobbiamo farne degli altri. Tanti altri. Non è proprio un video, cioè, tipo, è comunque una collaborazione collaborata con tutti. Eh sì, infatti. Quindi dobbiamo fare una cosa. Cioè, una collaborazione con tante persone dentro. Esatto. Sì. Esatto, una collaborazione. Bello, andatelo a vedere perché è bellissimo, ve lo lasciamo in descrizione insieme al mio IBAN. E quindi niente, bellissimo come video, io mi ero spaccata da ridere e volevo dirvi che vi capiamo tantissimo, perché quando siamo venute a fare il video, giustamente era un attimo, ma lui viene, ma quindi ce la fa a venire, lui arriva, ma no, aspetta che mi aveva detto, quindi noi per le persone che vengono al podcast, c'è il delirio. L'organizzazione è una cosa molto brutta. È un casino. È un casino. Infatti sì. Vorrei tanto che qualcuno organizzasse per me tutto. Sì. Perché mi guardi? Perché lo faccio io? Sì. Ti paghiamo. No, per fortuna lavorare con persone che comunque sanno fare il loro lavoro aiuta tantissimo. Certo. E avere comunque a disposizione determinate cose aiuta tantissimo. Quindi è stato molto difficile, perché comunque mettere d'accordo un sacco di persone sull'orario, i giorni e le cose. Poi ovviamente avendo lo studio messo tipo... In pan, non si dice in pandan, in tiro, ad hoc. Per un paio di giorni comunque devi prendere tutte le persone che vorresti avere lì in quei stessi giorni, però comunque si sa che ognuno di noi ha da fare, quindi è molto difficile, però alla fine ce la siamo svangata. Sì, molto, cioè poi alla fine è venuto un bellissimo video. Esatto, un video proprio bello, mi è piaciuto un sacco. Infatti io lo volevo fare molto più grande, cioè più grande, cosa dico, più lungo di come è venuto. Okay. Solo che l'ho montato il 24 dicembre mattina. No, immagino. Ho passato tipo i tre giorni prima a mettere tutto in sync, stavo
uscendo fuori di testa. Cavolo. Però ho tenuto tutte le clip perché sono super carine. Eh sì, mi ricordo. Troppo, su me lo rimetteremo tipo l'anno prossimo, faremo finta di averlo rifatto di nuovo. Sì. E utilizzeremo tutte clip vecchie, così magari se qualcuno ha litigato con noi nel frattempo, sì, esatto, possiamo ricattarlo, ti mettiamo sul nostro canale. Si fa, si fa, si che fa. Paura. Sì, fate tipo un backstage con le cose carine. No, oppure fate tipo una settimana, in quella settimana mettete solo quei video lì. Madonna, che bello. Non devo girare niente. Pazzesco. Beh, già, mi sono tolta il pensiero. E si porta a casa. Vabbè, assunte. Vlogmas dell'anno prossimo, già preparato, ragazzi. Esatto. No. Che tra l'altro voi stavate facendo un video al giorno. Mm-hmm. Quindi non è che era quel video difficile da fare. Stavate facendo. Mamma mia, il video. Abbiamo fatto sì, tutto Vlogmas. Sì, è vero. Poi abbiamo avuto solamente un mese di stop perché poi era iniziato Vlogmas. Mm-hmm. Sì. Quindi Vlogtober che è proprio stato. È stato pedante, ragazzi. Mi ricordo. Com'è stato? Perché io vi vedevo, però non riuscivo a percepire. Allora, è stato bellissimo, nel senso che comunque avere continuamente un apporto dall'esterno è bello. Cioè, vedere che ogni giorno esce un video e ogni giorno commentano, ogni giorno una cosa nuova. E comunque, numericamente parlando, si vede la differenza. Mm-hmm. Per noi era un sacco stimolante perché comunque facevamo cose diverse ogni giorno, però comunque la passavamo tutti i giorni a casa. Cioè noi andavamo a dormire alle 7 la mattina per editare, sì, avevamo solo un computer perché il mio era tipo mezzo rotto, quindi non riuscivo ad utilizzarlo per editare, quindi solo un computer per editare tutti i video. Mamma mia. E poi ovviamente girare non erano vlog in giro, ma erano vlog seduti, quindi sì, era sempre un argomento diverso, sempre una cosa diversa, quindi non abbiamo vissuto letteralmente per tutto il mese di ottobre. Avevamo la routine un po' sballata, sì, tipo che giravamo i video a luna di notte, sì, li montavamo fino alle 7. Come fai? Cioè, no, per forza. No. Non lo so. Io ci avevo provato a dicembre, vabbè, avevo provato anche quest'anno, però non ce l'ho fatta, però a dicembre dell'anno prima avevo fatto i vlogmas, quindi 24 giorni di cose, tra l'altro facendo tutti quei video tipo un po' i versus oppure sì, comunque cose scenette, video, sì, disegna, cioè a un certo punto stavo impazzendo, cos'è la mia vita. Assolutamente, ma infatti, cioè, secondo me bisogna farlo con la consapevolezza che noi non avevamo, ovvero che in quel momento non hai più una vita, cioè è come se lavorassi 24 ore su 24, no, ma letteralmente, però nel senso buono, cioè tu sai di, cioè, dedicarti completamente a quella cosa in quel momento. No, secondo me è più semplice, semplicemente. Uh-huh. Tipo che se lo devi fare a dicembre, inizi a girare le cose da ottobre. Ah, certo. E così certo, hai una vita normale per 3 mesi. Cosa e che noi non abbiamo giorno fatto. Certo. Sì, sempre cosa che ti dici che farai, esatto, ma esatto, poi non fai. Esatto. Tipo la dieta, tipo quando hai un esame. Sì, esatto. E dici, inizierò a studiare prima, mm-hmm, 7 anni prima per quell'esame. E invece no. Però comunque se si inizia d'estate a girare questi video e si comincia ad editarli e già a caricarli, cioè tipo programmati, forse Vlogmas fare, Vlogmas e Vlogtober insieme si possono fare, ragazzi, sì, sì. Cioè abbiamo fatto noi facendolo un giorno dopo l'altro, sì, si può fare, sì. Poi ovviamente i vlog tra virgolette più facile, e abbiamo fatto anche quell'esperienza, sì, ragazzi, di un mese e 2 settimane a Londra. Esatto, è vero, me lo sì ricordo. Noi facciamo tutto il giorno fuori, tipo completamente, sì, e poi tornavamo a casa, prima di andare a dormire si editava e poi mamma mia, usciva esattamente il però giorno dopo. Però lì com'è stato? Più facile? Sì, sì, perché alla fine le cose le dovevo fare comunque. Mi riprendevo soltanto, tagliavo un po', ma cacca, sì, non sì, è sì, che faccio tanta attenzione. E mettiamo online, sì, e anzi, cioè, quello è molto figo. L'idea, è molto figo perché è proprio un diario, mm-hmm, cioè diventa proprio un diario. Tipo, ogni tanto mi li vado a riguardare dicendo: guarda che carino, ma carine, te lo ricordi questa cosa? Che cioè, quando è così, tipo Vlogtober è più una roba che hai fatto essenzialmente per il tuo canale, per la qualità di quello, la qualità di quello che fai, quindi è un po' diverso. Sì, però secondo me è, cioè, completamente una via. Una via diversa. Sì, sono sì, due cose completamente sì, diverse, vero? A meno che non fai vlog come Serena, che ci mette 70 anni a montarlo perché deve mettere tutto l'effettino, poi la transizione, poi le cipi. Adesso sono diventata così anch'io lei, un po'. È lei. Sì, mi però sta dando la testa questa cosa. Però ovviamente, stranamente, quando più ci metto a fare il montaggio, più il video va male. Quindi ovvio, iniziando, cioè, sto iniziando veramente che a odiare. Io guarda mondo, che ho, cioè, le cose che piacciono a te è molto più facile che non vadano. Sì. Cioè noi, ad esempio, i nostri video più guardati. Ma forse il più guardato del nostro sì, canale. È un video che non volevamo mettere. Ma sì. No. Perché non ci piaceva così tanto. Che qual è? Che ci trucchiamo a vicenda. Ci trucchiamo con i trucchi dell'altra. Sì, tipo. Ah, ok. I trucchi dell'altra. Io l'ho montato, faccio. Io non lo metterei. Tu che dici, vabbè, io non buchiamo esatto, la spiegazione. L'ho messo. Adesso boh, c'è un botto di views. Sì, c'è tipo un botto per noi. Vabbè, un botto. Quanti tipo so? Quasi 700.000. Sì, sono vabbè, dati. Cavolo, cioè, capito? Sì, è un video cavolo, che a noi non piaceva. Sì. Poi noi super infissati. Oh, che bello questo video, lo mettiamo.
Sì, esatto. Due views. Io sempre. Ci sono dei video che proprio ci punto tutta me stessa. Altri video che dico, vabbè, sicuramente... Cosa? Story of my life. No, e ci sono certi che proprio ci metto tutta me stessa, che dico, dai, sicuramente questo va, poi mi fa due visualizzazioni, e poi c'è quello che lo metto così, che dico, sì, vabbè, dai, questo ci sta, divertente, sì, carino, però... Sì, fa un botto di... è la vita, ragazzi, la vita è imprevedibile. Le persone... YouTube è imprevedibile. Le persone vogliono vedere le cose brutte. Guarda che io sono arrivata a questa conclusione. No, è vero. Però sono anche contenta perché alcuni dei video che ci facevano tantissimo sono andati anche bene. Cioè, nel senso che è sempre, quasi sempre così, però non proprio sempre, cioè dipende molto dalla tua community, cioè se è comunque abituata a vedere un determinato tipo di cosa, io capisco per quale motivo sia andato bene quello in cui ci scambiamo i trucchi, perché siamo in due, perché ci trucchiamo, perché ci scambiamo i trucchi, perché siamo gira di colori completamente diversi, e soprattutto gira, perché la roba di makeup ultimamente gira molto di più, quindi è così. Infatti io volevo far notare, posso farti notare una cosa, quanto loro siano tutte carine, truccate, ma truccate benissimo, tra l'altro noi sembriamo due barbone, ma io c'ho anche facciamo schifo noi, ma se io mi vita. Sono messa anche l'eyeliner, cioè ecco, noi per me, noi metterci l'eyeliner vuol dire che ci siamo proprio truccate tanto, ok, ragazzi, cioè per noi è più proprio... di abitudine, cioè, io anche tipo così, 4-5 anni fa non mi truccavo tantissimo. Cioè, ho rivisto dei video dove io dicevo, oddio, sono truccata proprio un sacco, benissimo. E c'avevo tipo le sopracciglia e il mascara e basta. Sì, infatti io riguardo e dico, mio Dio, ma cosa ti sei messa in faccia? No, adesso, non lo so, guardando un sacco e appassionandomi un sacco anche al make-up, sono io in primis che mi metto davanti. Cioè, proprio per me è un momento di svago. Cioè, sto lì un'ora pure, così, tutta con tranquillità, che mi guardo, faccio, no, questo l'ho fatto male, lo faccio piano piano, mi rilassa proprio. A me invece è il contrario, a me mette un sacco. Esatto, anch'io, perché poi mi viene la linea storta, allora devo ricancellare tutto, devo rifare tutto. No, allora c'è una cosa che io non faccio quasi mai, ed è l'eyeliner, perché io sono un disastro, cioè lo so, sono sicura, cioè o è il giorno che mi ha detto proprio culo, che dici, ma oggi mi è venuto proprio bene, me lo devo sentire dentro. Sì. Oppure mi viene uno schifo incredibile, e dopo che ho fatto tutta la base, tutta perfetta, tutta carina, poi ho l'eyeliner storto e dico, quindi devo andare là a cancellare. Tu non puoi capire perché ti viene sempre bene. Non è vero, a volte mi viene male per me. Guarda, ma perché tu c'hai l'occhio che fa, cioè una bella forma, ma io quest'occhio è tipo più chiuso di questo, cioè cominciamo. Anch'io ce l'ho, anch'io, il destro è più chiuso del sinistro. No, sì, anch'io, anch'io probabilmente, però non me, sono tipo la palpebra più, non lo so, io c'ho un po' due pechegno della vendetta, io sì. No, io la cosa è che quando provo a truccarmi poi tanto, cioè alla fine sembra che mi abbiano dato un pugno in un occhio, ma anche se mi metto un colore chiaro, cioè incredibile, i miei occhi col sì, non ci vedi, cioè, si vede che noi non siamo proprio capaci, cioè, poi io non ho mai guardato proprio quei tutorial fatti bene di trucco, magari veramente guardavo anche... voi che vi truccavate, dicevo che bello, ci provo anch'io, ci provavo, dopo un minuto faceva schifo, cioè terribile, io li guardavo anche capace. I tutorial, però poi provavo a farlo su di me, dicevo, ma perché fa pratica. Schifo? Perché fa schifo? È la pratica. Cioè, all'inizio pure a noi veniva schifoso, cioè non vi credete. Sì. Cioè, però adesso parla lei, che quando sta in ritardo si fa comunque l'eyeliner. Ma perché è veloce, capito? È velocissimo l'eyeliner. Sì, certo. Solamente mezz'ora. Sei anni. Sì, capito. Vabbè. Six years later. Io vedo sempre sulle IGTV, perché tipo su Instagram, se vado sulla parte cerco le persone. Prima di cercare persone ci siete voi. Che bello. Che ce lo dicono. Ma anche io? Sì, voi due. Wow, perché di solito solo lei. No. A lei. Io ti vedo sempre. No, ieri c'eri tu. No, oggi c'eri tu, ieri c'eri tu con un make-up tipo... colorato? Sunset. Sì. Ecco, quello è Sunset. Perché mi fa ridere quando scrivo le cose in inglese. Sì. E poi io non capisco niente di quello che sto vedendo, perché metti un sacco di cose che io dico, questo potrebbe questo essere... esiste? Questo è un illuminante. Ma cosa si spruzza? Non perché si spruzza delle cose in pace. Anche l'altra volta che mi hanno truccato e mi hanno spruzzato sta roba in faccia, faccio che mi spruzzi in faccia? La mia anche meno. Ma scusa, ma chi ti ha dato il permesso? Lo spray fissato, ragazzi. Capito? Ecco. Okay. E poi mi riguardo tutti, però, perché sono lì e poi voglio vedere come finisce. Vedi? Voglio vedere come finisce. Esatto. Vero. Un film praticamente. Esatto. Come andrà a finire questa cosa? Lo scopriremo dalla prossima puntata. Molto, molto interessante, che capitiamo sempre a tutti, però.
nuovo, i miei numeri sono sempre gli stessi, non lo so. Vabbè, sì, prima o poi la magia succederà. Esatto. Ma questo IGTV è un po' un punto interrogativo in generale. A me piace tantissimo, perché cioè, l'abbiamo scoperto praticamente da due mesetti, e perché siamo andate tipo a un evento di Facebook, molto molto figo tra l'altro, ragazzi, Madonna, ho fangirlato come poche persone, vabbè. Ah no, aspetta, quello a Londra, sì, no. ho visto, infatti... io non mi esprimo su questo punto. Comunque, no, io ogni tanto, Madonna, ogni tanto guardo le vostre storie se siete a Londra per la centesima volta, tipo, oppure a Milano all'evento fighissimo, che io la guardo e dico "Ma noi?". E tu consideri che io faccio sbagliato? Lo stesso con gli altri, sì. Dico "Vabbè, gli altri sono sempre ovunque". Sì. Ragazzi, ve lo dico, cioè, secondo me è una cosa, cioè, tranne base, per Londra, sì. Cioè, per Londra, sì. Lo accetto, sì. E lo ammetto che sto sempre là. Sì, cioè, è vero, ormai che non più, bello. Adesso non ci dovrei andare. Esatto. Che ho conoscenza a Londra, non ci vado, vabbè. Sono andata a Londra 4-5 volte in 2 mesi? In sì. 3 mesi? Sì, per tutte cose diverse, sì. Di lavoro, però, sì. Ok, però quando siamo andati in questa cosa di Facebook, a parte che è stato fighissimo perché è stato un evento pazzesco, ragazzi, eravamo in un posto stratosferico, e poi vabbè, ci hanno parlato un po' delle situazioni, e mi hanno convinta praticamente ad iniziare il GTP, perché l'avevamo provato a fare, però abbiamo detto, vabbè, boh, non è che va tantissimo. Invece è molto figo. C'è proprio questa cosa del verticale, adesso mi aggrada proprio. Sì, mi aggrada. Vedo la verticale, è figo. Sì, sì. Proverò, non so, sì. Fa che tra l'altro. E infatti è quello, tutorial. Perché comunque voi comunque potete, nel senso, mettere dei contenuti validi in cui vi truccate. Vabbè, cioè, noi ci trucchiamo, noi facciamo però guarda, la musica. Sì. Su quello insieme abbiamo parlato di libri, abbiamo fatto il frigo tour, ragazzi, cioè incredibile. Solo noi frigo tour. Bellissimo il frigo tour. No, questa ve la rubo tantissimo. Vuoi sapere cosa c'è nel nostro frigo? Ma sul nostro GT. Va bene. Sì, io ora lo voglio sapere adesso. Dopo vado a vedere cosa c'è nel nostro frigo. Noi pensavamo fosse un'idea bruttissima. Cioè, infatti, quando le persone mi dicono bello, non so se stanno scherzando, cioè mi stanno prendendo palesemente in giro. Che bello. Oppure no. Però poi ho pensato, dimmelo, guarderei un botto un frigo tour. Sì. Cioè, così, quelle cose inutili che ti guardi. Sì, come quelli che guardano i video che tipo fanno al supermercato. Non sai, cosa c'è in un supermercato italiano? Io vedo sacco di quei video lì su YouTube. Cioè, io non li guardo poi, però li vedo. Okay. YouTube mi consiglia i video. Che hanno tipo milioni di visualizzazioni. Cosa c'è in un supermercato thailandese? Io me lo guarderei troppo. Tutti i prodotti che non sanno. Sì, no, effettivamente ci sta. Che però dici perché lo stai facendo? Perché l'abbiamo fatto, cioè, tipo su IGTV quando su YouTube è uscito l'House Tour. Ah, sì. Quindi capito? Vi interessa cosa c'è nel nostro frigo? Sì. Ecco. Sì, ne sapete, Non so, abbiamo... sì, esatto. Eppure. Eppure. Eppure poi ci sono... vabbè, andiamo avanti. No, però devo dire che i miei video preferiti vostri sono quelli in cui parlate delle cospirazioni, delle teorie, che, cioè, tipo io non so niente. Scusate, è più forte di noi. È che già parlavamo in sincro prima, adesso che viviamo anche insieme... Ragazzi, è un disagio, sinceramente. Capisco perfettamente. Capito che la gente ci guarda male, tipo, ma ragazzi, tipo... È andata così. Vabbè, è andata veramente così. Sì, anche noi ogni tanto magari ci parliamo e parliamo, cioè ci parliamo a tempo della stessa cosa insieme. Sì. Poi diciamo la stessa frase e poi ci guardiamo e facciamo tipo... Uguale. Esatto. Basta. Hai finito. Oppure quando magari capita che siamo separate invece che ritorniamo nelle nostre rispettive case... Che le scrivo, tipo, fra, guarda che ci siamo dimenticati di fare questo. L'ho appena fatto. Sì, c'è un livello di telepatia che ragazzi potete per forse comprendere. Sì, siamo diventati tipo gemelli, secondo me. Esatto. Dai, dopo un po'... Secondo me sento anche tipo le sensazioni... fisiche, capito? No, secondo me sì, guarda, tu mi devi raccontare qualcosa. No, non fare niente, ve lo giuro. Secondo me ci sono delle teorie cospirazioniste che su questa cosa Vabbè ragazzi, scusate, ma quando più donne vivono sotto lo stesso tetto, di solito si sincronizza anche il ciclo, no? Certo. Sì, quindi effettivamente potrebbe anche essere. Cosa ne so io? Tu non me lo vuoi raccontare? Io non ti devo raccontare niente. No, però è vero, cioè, effettivamente... Gossip su Unicorn Island. Guarda, c'è il microfono che ha glitchato per questa cosa, perché si rifiuta di fare gossip. Mi hanno punito. Anche se mi piacerebbe molto, però non abbiamo... Noi, io e te, siamo due persone noiose. Noi abbiamo un sacco di gossip, ragazzi, anche i nostri video gossip sono... Quelli i nostri punti di diamante. Esatto, quelli sono bellissimi. No, argomenti comunque. Io invece zero, cioè tipo i gossip, la gente poi mi dice, ma hai sentito, hai visto questo che ha fatto quello io? Chi? Allora, per me è tutta la parte del mondo Italia... È così, cioè tipo uno mi dice, ma lo sai che Giulia De Lellis? Io dico,
buon sì, per lei. Anch'io. Okay. Io la prima volta che mi ha detto Giulia Dell'Aris ho fatto chi? Capito? No, cioè, io fino a quel punto no. No, però no, tipo un po' indifferente. Sì, scialla. Cioè, alla fine, boh, tranquilla. Sì. Fare i suoi. Sì. Se uno mi dice, lo sai che Kim Kardashian? Dico chi? Kim Kardashian? Che ha fatto? Cioè, per me diventa tipo una situazione. Anch'io. Anch'io quello con YouTube America me capita, magari hai non capito, con le personalità americane, mm-hmm, perché quello un po' tipo Kim Kardashian non la seguo. Però YouTube America tutto. Beh dai, tutto il gossip c'è stato tipo Logan Paul, Jake Paul, la siamo Violet, so tutto quanto. Capito? Anch'io, lei cioè, è innamorata tipo, di Logan Paul. Io sono innamorata di Logan. Persa, sì. No, non siamo persa d'accordo. No, tu di Jake. Aspetta, fermi tutti, questo era quello giusto. Vai. Jake tutta la vita. Sì. Jake assolutamente. Oh, non l'hai visto il documentario di, esatto, Shane Dawson? Sì, certo, tutto. Allora, come fai non essere innamorata di Jake e odiare Logan? Ma secondo me hanno distorto un po' la... Cioè, Logan, alla fine, è un cucciolino. È lì. Lui no, è iperattivo. No, è solo un po'... Poi è morto il cane, poverino. È morto il cagnolino. Mi dispiace. Mi dispiace. Provo ad andare a Los Angeles ad abbracciarlo. Sì, però dai, è molto meglio io molto. No, no, non ho sentito. Oddio, aiuto. Ma chi non lo sento fare? Che è successo? Lo ripeterò? I gentili spettatori. No. I gentili spettatori, forse qualcuno ha captato. Non sento le cuffie. Beh, comunque dopo ve lo dico, ok, era una cosa brutta, tanto gli ciao altri mamma hanno capito, hanno capito. Sì. Poi mi riguarderò le clip perché non ho, non ho sentito. Beh, comunque niente di che, però non siamo d'accordo, ecco. Per me Jake, ma Jake un po' troppo un po' troppo ego. Io nel oddio, dubbio, non che Logan no, sia cioè proprio un santo, uno stinco di santo, però comunque no, mi piace tantissimo. Non lo so, devo rifletterci. Vabbè, su questa cosa, fratelli. Sì, boh, sì, devo rifletterci. Vabbè, ma meglio così, che nel caso in cui dovessimo andare a Los Angeles non, sicuramente non lo ritiriamo. Guarda, ti posso anche dire che per esempio tipo tra me e Federica c'è stata sempre questa divisione. Oh no, oh divisione no. Beh, tanto è in italiano, quindi sì, effettivamente okay, non capiranno nulla se dovessero vedere questo video. Non mettete sotto dietro per favore, perché sennò no, assolutamente certo, no, trauma. Okay, troppo lungo per mettere sotto dietro. Ok, ma no, magari pure quelli da soli di YouTube che vi servono. Ah sì, no, che ci sono cose esatto, dei sottotitoli, sì, che non sì, vabbè. Vabbè, praticamente tipo tutte le coppie di YouTuber o tutte le coppie di YouTuber, appunto, YouTuber, che, sì, sì. Volevo evitare di dire solo YouTuber, però in realtà no. Tipo, che ne so, TNGC, i fratelli Harris, sì, Joe e Caspar, ok? Sì. Ce di solito ci siamo bene, sempre divisi super bene, no? Io sono Jack, lei è Finn Harris. Okay, okay? Okay, ok. Io sono Joe, lei è Casper Lee. Ok. Io sono Kian, lei è Jessie. Non è vero, io sono tutti e due. Ok, esatto. Su Kian e Jessie, cioè, Kian e Jessie non riusciamo a scegliere. Ah. Però siamo state abbastanza molto brave in questa situazione di distinguere le cose, quindi andiamo d'accordo. Ok, ok. E questo è l'importante. Tra l'altro, a proposito di Casper Lee e gente varia di quella crew lì. Sì. Noi è successo che siamo andate a New York due okay, anni fa, no, l'anno scorso, marzo dell'anno marzo scorso, dell'anno scorso sì. E io stavo vloggando in giro per New York come una critica, cioè nel senso, vedi, la vlogger. Vabbè, che vabbè, che si siamo vlog, sì, è normale, esatto, la... sì. E stavo facendo questa cosa delle, all'inizio era praticamente Tudor è stato il primo, io sono stata la seconda a fare questa cosa di 24 ore decise dai miei follower, okay, no? A New York, quindi fighissimo, divertentissimo, ok? Vloggo, sto vloggando. Ah, già, raga, ho paura, tra l'altro c'è un pathos in questo sì, momento. Anch'io, cioè, sto che sta ragazzi. Cosa succederà? Allora, è successo che io ho chiesto ai miei follower di dirmi quante fermate avrei dovuto fare tra tipo 8 e 14. Me l'ho detto 14, sono scesa alla 14, ci siamo perse, siamo finite a Brooklyn e non a Manhattan. Siamo tornate indietro, stavo vloggando e in quel momento vloggo, mi sento dall'altra parte della strada gente che fa ah, vloggers, yeah, io, sì, da italiana proprio, sì, grandi raga, mi giro, Fiera. No, io così, Serena, esatto. Serena, aspetta, Zoella, no. Joe Sugg, il fidanzato di Zoella, Alfi. chi c'era? Tutta la loro crew, tutto quel gruppo lì. Oh madonna, che cosa. Io svelo. Io sarei morta. Hai presente Stream of Consciousness che dici cos'è appena successo? No, no. Mi giro e faccio Francesca. Francesca, dobbiamo andare. Noi allora. No.
Londra. No, ragazzi, dico solo che a Londra, vabbè, tipo, ci ha invitato Instagram, cioè Facebook in realtà. Ah, no, no, io dicevo Londra, Londra quando siamo andate noi due da sole un mese e mezzo. Vabbè, praticamente ci ha invitato Facebook e l'idea di Facebook sa in realtà tutto il nostro passato, ok? Sa di chi siamo fan e cose del genere. Fan? Fan. Che understatement. Vabbè. Va bene. E quindi, vabbè, noi andiamo lì tutte tranquille. Facevo, vabbè, chissà che ci sarà mai. Cioè, comunque è una cosa di Facebook. Cioè, sì. Boh, è mezzo importante. Io. Andiamo, ho detto, boh. A un certo punto entro per fare brunch in questo posto e vedo sto tipo alto biondo. No, raga, voi non avete e io vado in iperventilazione. Io non so cosa dire, mi giro verso Livia, che è la ragazza di Facebook, e lo guardo e faccio, non ti ho detto niente, volevo farti una sorpresa. Io tipo, sorpresa. No, raga, voi non potete immaginare il mio livello di amore nei confronti di Casper. No. Cioè, non potete proprio immaginare. E vabbè. Eppure ho preso il coraggio per andarmi a presentare. Oh, cioè, voi, che con la ragazza, però carini, li scippo. No, raccontala tutta com'è andata. Raccontala tutta com'è andata, che mi hanno fatto fare una figuraccia. Ah, sì. Perché io stavo tipo, ovviamente in iperventilazione, e stavo mangiando. Alessio de The Show decide sì. che, essendo molto simpatico nei miei confronti, come sempre, decide di prendere Caspar, fermarlo e dirgli: lo sai che lei è una tua grandissima fan? Io me la sono sbagata nel modo più totale. Io a mangiare l'avocado toast. Io tipo l'ho odiato, ragazzi. Vabbè, certo. Odiato. Però poi alla fine è andato tutto bene. Abbiamo passato tutta la serata insieme. Tipo, tutti simpatici. Ho visto le stories. Bello. E poi tra l'altro, ragazzi, ho visto il sole più bello del mondo. Madonna, Jack Harris era la persona più bella che abbia mai visto dal vivo. Ragazzi, ma va bene. Oddio. Sì, vi dico solo che lei mi ha chiamato al cellulare. Io ero in un altro posto. Mi fa. Dai, io letteralmente anch'io avrei reagito così. Esatto. Non so chi c'è. No. Io squittendo nel frattempo. Esatto. Uguale. E quindi sì, è molto figo trovarsi effettivamente poi in una stanza con le stesse persone che effettivamente ti hanno tipo ispirato ad aprire il tuo sì, canale YouTube ed è effettivamente assurdo. Adesso il tuo lavoro sì. E in quella situazione glielo puoi dire, tipo gliel'abbiamo sì. detto, tipo siamo veramente grandissime fan, ci hai ispirato un sacco, abbiamo iniziato a fare interviste perché tu hai fatto interviste. Poi tra l'altro, tipo 3 anni fa sì. noi abbiamo intervistato Sophie Turner, che sì. è Sansa di Game of Thrones, amo e lui stava facendo l'intervista in quel momento quando la stavamo facendo noi anche Quindi poi ha fatto uscire un video sul suo canale dove diceva che aveva smesso di fare interviste per vari motivi. E quella lì di Sophie Turner è proprio quella che non ha messo perché gli ha creato tutti i problemi. Quindi è stato super carino. Sì, perché aveva tipo problemi di ansia, d'ansia da prestazione sulle interviste. Ma l'ha messo recentemente esatto. il video? Allora l'ho visto. E infatti l'abbiamo visto prima di andare a Londra. E quando l'abbiamo visto mi ho detto tipo proprio tutte queste cose delle interviste, abbiamo iniziato a farlo anche grazie a lui. E che proprio eravamo nello stesso posto perché abbiamo fatto pure noi X-Men. La nostra prima intervista. Esatto, la nostra prima intervista. E lui ha detto proprio, raga, complimenti, perché io considerate ho avuto l'ansia da prestazione, quell'intervista mi è piaciuta talmente tanto schifo che l'ho cancellata. Micio. Pensa a te. Quindi, poverino. Esatto, quindi ho detto, oh mio Dio, ho fatto un'intervista e Caspar lì non c'è riuscito. Sì, esatto. Quindi, sono Dio. Sì, esattamente così. No, però, cioè, è molto molto bello poi comunque relazionarsi con queste persone che effettivamente... ci hanno ispirato, cioè io guardavo e guardo tuttora, io sono un grandissimo fan di tutti ed è bello, cioè per me è stato veramente un passo grandissimo cioè trovarmi veramente nella stessa stanza con loro ed essere sullo stesso piano quando magari 4 anni prima ero lì ai loro eventi a fangirlare, cioè a fare la fila per fare la foto sì. cioè per me è una cosa veramente grandissima sì. certo ancora non sono andata nello stesso evento di Italia Rugli che per me è stato veramente tipo il top del top. Lui per mamma era mamma mia però top. Ragazzi posso dirvi una cosa, mi riblogga cioè riblogga sì cioè riblogga no, su mi riposta. Tumblr è riblogga no, mi mette le mie storie nelle sue storie così cioè, mi condivide le storie sì, ma quando le taggo mi mette i like ai commenti. Carino. Oh, quindi per me già, cioè, per me già è tipo una cosa troppo bella perché per me veramente Italia Rugli è stato proprio il dio sì. per me su YouTube. Cioè io ho imparato YouTube da lui, tutte le cose che volevamo condividere con la nostra community le abbiamo prese da lui. Sì, poi lui è super spontaneo, cioè sì, sì, ti coinvolge tantissimo. Proprio quando parla, è molto io bravo lui. Lo amavo e lo amo tuttora in realtà, quindi per me è super una cosa, io ogni volta che metto un like salto per caso. Tipo, sì, tipo la me dodicenne starebbe fangirlando tantissimo. Io sono rimasta dodicenne nel ecco. anno. Sì, sì. No, io mi sentirò... mi sentirò realizzata quando riuscirò a interagire anche minima, anche solo tipo...
High con Superwoman. Io, cioè, ho un amore lei, proprio. Vabbè, sì. Logan Paul 1. Ecco, infatti sono stata sorpresa perché pensavo dicessi Logan Paul e io già mi immaginavo. Logan Paul, è un sentimento diverso. Con la bavetta, in questo modo. Logan Paul è un sentimento totalmente diverso. Lily Singh invece è proprio una stima. Sì, tra l'altro adesso ha il suo, il suo programma su NBC. Madonna, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, lei è grandissima. Lei è proprio una io non l'ho mai tanto seguita, nel senso che comunque ho visto delle cose sue. Sì, era non era molto brava, esatto, non era la mia preferita, anche perché secondo me è arrivata subito dopo che ho veramente, tra virgolette, quasi smesso di seguire proprio tanto di tutti. Cioè, per dirvi, adesso guardo tantissimo Kiana e JC, sono tipo tra i miei preferiti in assoluto, e un botto di roba di make-up. Cioè, guardo tantissima roba di make-up, vestiti, cose del genere. È molto difficile che guardi proprio dei vlog seduti come li facciamo noi, cioè è strano, però è così. Cioè, l'unico che guardo appunto sono Kiana e JC, che ragazzi io mi fanno troppo ridere e li amo anche, quindi volevo andare a VidCon Europa perché erano a Londra per VidCon Europa e sono andati proprio a Londra due giorni dopo che noi siamo tornati. No, quindi perfetto, vedete che era una sfiga. Perché? Che sfiga. Lo so. No, che poi sei lì che guardi le storie e dici perché sono andata via. Esatto. Perché non adesso? Non lo so. Difatti, cioè, quando abbiamo incontrato tutta la crew londinese lì a New York, è stato assurdo perché noi non dovevamo essere lì in quel momento, ma è stato i follower che ci hanno detto di andare da una parte. È stato il fatto. Cioè, è stato il fatto. Infatti, è stato, vabbè, bellissimo incontrarli, poi abbiamo fatto foto e quant'altro. E poi a New York, che voglio dire, anche loro cosa ci facevano a New York. Cioè. Esatto, cioè loro londinesi, voglio dire. Che però comunque parlando l'inglese poteva essere tipo più tranquillo per loro essere a New York. Sì, sicuramente. Cioè magari rispetto un progetto, una roba, capito? Sì, no, loro erano... Penso fosse il compleanno, non è il compleanno di Zoella, forse. Sì, forse sì, erano lì tipo in vacanza. È vero, sì, perché è stato da poco, non lo so, ancora mette le foto Zoella del compleanno suo. Sì. Ok, abbiamo capito, hai fatto la festa anni 90. Sì, quindi è stato cioè è stato più quello, il fatto che magari hai tantissime opportunità per incontrarli, veramente, eventi e quant'altro, proprio quando te li ritrovi lì a caso. E tra l'altro sono stati loro a farsi notare, perché sì, io stavo vloggando, sì. Ho fatto ma che cosa è successo? Che strano. Sì. Infatti, guarda che effettivamente poi quando fai parte di questo mondo e lo vivi tu, ti rendi conto di quante cose nella tua testa non erano non erano effettivamente così. Sì. Quindi alla fine loro sono persone tranquillissime. Esatto. Infatti, che sono super prese bene. Non so vita. Se voi avete notato, cioè penso di sì, però la cosa che a me ha sconvolto tra virgolette di più entrando in questo mondo è stato quanto le persone siano molto più reali di quanto sembrino quando li vedi in video dici oh mio Dio, voglio diventare così, poi li trovi, cioè li incontri di persone sì, dici, sono come te, cioè troppo easy, tranquillo. No, ma infatti è stato super bello anche appunto lì, perché dico a Londra, perché comunque eravamo insieme ad un sacco di persone che magari non conoscevamo nemmeno, che facevano comunque il nostro stesso lavoro. Però con magari 8 milioni di iscritti, esatto. Un botto, e erano i primi scemi, tra virgolette, in modo buono, che venivano là, parlavano, scherzavano, e tu dici ad esempio, quindi è tutto normale anche per te. Ad esempio il mago, Julius Dean, che comunque lui è abbastanza conosciuto. Ragazzi, è la persona più tranquilla del mondo, anche lui, di quelle tipo come noi, io mi metto in questa categoria di persone che quando incontrano altre persone non stanno completamente sempre davanti al telefono a fare storie e cose del genere, ma proprio lì a parlare, a chiacchierare, a scambiarci idee, opinioni e cose, ed effettivamente era proprio una serata tra amici al bar a bere, contenti, felici. Che tra l'altro non so se siete d'accordo su questa cosa, ma io più incontro persone con tanti numeri, meno se la tirano, nel senso è più facile magari trovare persone che hanno quattro numeri in croce e vabbè, abbiamo già capito tutto. Non facciamo nomi, che magari arroganti o che sto arrivando lì nel top, se la tirano un botto, invece poi magari incontri quello con 5 milioni di iscritti e ti dice è vero, però ciao grande, cioè easy. È vero. Ma perché comunque dipende sempre dal motivo per quale lo fai. Esatto. Cioè, ci sono quelli che hanno tanti numeri e comunque se la tirano perché dicono sono arrivato. Sì. E altri che comunque lo fanno perché gli piace e poi hanno capito che effettivamente è un lavoro e quindi lo vedono come un lavoro. Cioè come se mi sveglio la mattina, vado in ufficio. Sì. Mi sveglio la mattina, faccio le storie su Instagram. Cioè, sì. Più o meno. Che vabbè. Fa ridere, però effettivamente è così. C'è comunque una difficoltà in ogni lavoro che si fa. Sì, assolutamente. È ovvio che non è faticoso come andare a spaccare le pietre.
Ce l'ho nemmeno fare il... Boh, come si dice? L'impiegato. Quella roba lì. Però sì, tipo, come fare l'impiegato? L'impiegato comunque non fatica così tanto come uno che spacca le pietre. Fisicamente. Però esatto, comunque... fisicamente. Però comunque è un lavoro, lavoro. Un lavoro certo. Rispettabile. Ed è un nuovo lavoro. Cioè, ci sono persone che l'hanno capito prima, persone che ci sono ritrovate a fare questo lavoro senza sapere che fosse un lavoro, tipo noi. Sì. Io ho iniziato così. E poi persone che invece sanno che adesso è un lavoro e quindi dicono, ma sai che tante volte faccio i soldi, faccio i soldi, sì. Poi durano un annetto perché magari sono spinti o comunque fanno tanto e poi sono spinti. Sono spinti, sono spinti. Tutti senti. Oppure sono spinti in tutti i sensi, oppure, però. Alcuni sono un po' spinti, spinti però, no, però ci stanno pure persone che comunque bravi, si dedicano un botto, assolutamente, sì. Cioè magari dicono 24 ore su 24 come fare tutti i giorni Vlogtober, cioè per sì. Dirti Jake Paul, per quanto può essere stato spinto, sì. Comunque ha lavorato tanto, cioè la qualità delle cose che fa è alta, sì, c'è una produzione dietro le robe che fa, esatto, quindi ha sicuramente investito tantissimo e ci ha ripreso tanto indietro, quindi sì. Lì fare contenuti in quel modo tutti i giorni è veramente quello difficile. Quello è un lavoro, sì. Cioè, esatto, è proprio un lavoro. Sì. Però lui secondo me ha iniziato perché, cioè, per quanto gli poteva piacere prima, ha poi capito a un certo punto che ci faccio i soldi. Ma certo, c'è marketing dietro. Vabbè, lui, leggevo che hanno iniziato a 10 anni, sì, lui sì, e Logan, sì, a mettere no, i video, sì. Che si, tra l'altro il canale, anni. Io so tutto. Vabbè, era tipo Smosh, era Zush, Zush, perché erano ispirati da Smosh e quindi... Sì, ma chi ti credi di star parlando? Ah, scusami, hai ragione. Guarda che... Sì, dovremmo fare, la prossima volta facciamo una challenge in cui io e lei ci sfidiamo sulle cose su Logan e Jake Paul. Va e vediamo bene. Chi vince questa sfida. E io così. Perché? Io faccio questo. Io questo. Va bene. Da quanto stiamo registrando? Un botto. Esattamente. Un botto di tempo. 40 minuti. Cioè, non siamo ancora arrivati neanche a quello che volevamo chiedere. Scusate, perché noi parliamo un botto. È giusto così. Va bene è così, giustissimo così. Sì. Allora, passiamo direttamente alla challenge. Ma direi di passare... o vuoi... Ma no, passiamo alla challenge, direi. Tanto... Va bene. Cioè, tanto buttiamo va bene. Non lo so, e dimmi io. No, io vi chiedo solo una cosa. No. Dimmi tu, vuoi chiedere di terra io, piattisti? Fosse per me, io andrei avanti 2 ore. Però poi io... Sì, ma se vuoi andiamo avanti, io sono qua. Cioè, no, volevo solo chiedere una cosa, ovvero, dato che voi appunto parlate tantissimo delle teorie, delle cospirazioni, complotti, qual è la vostra preferita? Cioè, qual è quella che... vi intriga proprio? Raga, secondo me la simulazione. Sì. Ma sai che ne volevo troppo parlare io in sta puntata. Quella della simulazione mi non me l'ha suggerito, bellissimo. Giuro. No, cioè veramente la simulazione mi manda in pappa il cervello. Sì. Perché è una cosa che tu per quanto puoi pensarla non potrai mai effettivamente saperla, perché se è veramente vera comunque non lo sai. Esatto. Cioè non puoi né dire che è vera né dire che è falsa. Cioè capito. È tipo un po' immaginazione. Dici potrebbe essere. Vabbè, per chi non lo sa ovviamente, diciamo, vai, sì, vai, sì, vai, vai, spiega, spiega. Elon Musk, che sarebbe colui che ha inventato la Tesla, quindi diciamo un grandissimo genio. Sì. Forse uno dei più grandi degli ultimi sì, tempi. Sì, decisamente. E lui crede praticamente che ci sia una possibilità su milioni che miliardi che questa nostra realtà sia, cioè non sia una simulazione. Cioè c'è solo una possibilità su tantissime che non sia una simulazione. Cioè che tutte okay. Le altre che, giusto, che è una simulazione. Sì, sì. Okay. Ok. Quindi la simulazione cosa vuol dire? Che praticamente noi ci troviamo in un mondo creato con delle persone che stanno effettivamente, tra virgolette, giocando al nostro gioco. Tipo The Sims. Esatto. Sì, tipo realtà simulata virtuale. Esatto. Una roba del genere, un videogioco. Sì, come noi siamo in grado di gestire un gioco come The Sims, quindi di controllare la vita degli altri, sì. È come se qualcuno stesse controllando la nostra vita. Posso dirti una cosa che fa molto paura? Hai visto che in The Sims puoi giocare... al gioco, cioè sul computer. Ah, sì. Puoi giocare a The Sims. Puoi giocare a The Sims. In che... Nel senso che i tuoi Sims possono giocare a The Sims sul loro computer. Sì. Quindi c'è un Inception incredibile. Ah, sì. No, non lo sapevo. Esatto. Cioè, secondo me nel momento in cui noi saremo in grado di creare una roba del... cioè proprio una simulazione vera e propria. Cioè, The Sims è una simulazione, però... comunque abbastanza... Se tu ti pensi, quanto tempo fa è passato dal primo The Sims... a questo ultimo, ok? La differenza di quanto si è evoluto, le emozioni, tutte le cose che fanno adesso, ma pure la realtà virtuale, cioè sì, è vero. Cioè non è tanto distante dalla realtà vera, cioè comunque riesce a distinguere che non sì. È vero, però di poco. Certo. Dice con la Elon, amico mio. Dice che Elon tipo calcolando la velocità
con cui si sta sviluppando la tecnologia, da adesso a tipo, boh, 50 anni, 100 anni, quanto può essersi sviluppata e quanto può creare veramente robe molto simili alla realtà. Sì. Cioè fa super paura. Quindi non c'è, nel senso che tutte le cose tecnologiche potrebbero essere cambiate di punto in bianco perché c'è stata un upgrade sul gioco. Mm-hmm. Cioè se vedete The Sims appunto è molto diverso tra di loro. Cioè, e quindi ragazzi cioè, è molto particolare cosa. Perché metti caso che un giorno ti svegli, guardi su e ci sta un glitch nel cielo, che fai? Madonna, che paura. Che ma magari c'è stato, però poi hanno lavorato qualcosa sui codici, esatto. E quindi poi noi non ce lo ricordiamo, sì. Questo glitch. Esatto. Tipo no, Mandela Effect. Però scusami, può essere collegato invece a tutti quelli che dicono di aver visto avvistamenti alieni. Nel senso che magari vedono le luci in cielo e magari non è un glitch, ma è uno che ha messo una torcia sul mm-hmm. telefono con cui sta giocando e sì. Ha visto la luce. A me è successo, lo sai? Davvero? Io raga ho avuto un'esperienza che ho detto boh non, allora io partiamo da questo presupposto che io penso che oltre all'uomo ci siano delle altre forme di vita. Okay. Vabbè, su questo ovviamente cioè nel senso cioè, sì. penso che sia abbastanza ovvio, però non si sa mai. Ognuno dice pensare esatto. Una sera tra l'altro stavo tornando da Arquata, quindi cioè non so se eravamo insieme o se era un'altra sera, non mi ricordo. Ero in macchina, poi cioè lì dici boh sarà stato un riflesso del finestrino, può essere un faro che magari punta, non lo so. Mm-hmm. Io allora stavo guidando, cielo, ero tra l'altro in un posto super buio perché ero in una stradina e stavo per andare in una strada molto più grande, stradina, vedo in cielo una luce verde ma tipo palla di fuoco che passa. Ma tra l'altro neanche che dici boh sarà una stella cometa, io mm-hmm. Una palla di fuoco verde enorme che passa sopra. Ho fatto no, oh mio mi hanno drogata o sono ubriaca. Ma ti prego. Te lo giuro. Ma non me l'hai mai raccontata questa cosa. E lì ho cioè, ragazzi, ma che paura! Anche a me era successo cioè, di vedere una roba che passava, però tipo. Cioè, come se fosse una grossa stella cadente, però grossina. Però era veloce, quindi non so se. No, la mia anche abbastanza. Cioè, nel senso, ovviamente non. Così però cioè una roba che proprio la vedi chiaramente che sì una roba assurda infatti. No tipo l'ultimo video di cospirazione che è uscito è quello sugli alieni. Ah ok. Bellissimo. E non è che me la sento in questo momento cioè. Era meglio una simulazione. Sì era meglio una simulazione perché comunque quello là rimane cioè una roba che per sì. Quanto vuoi parlarne alla fine dei la conti. La prendi anche un po' la prendi, gioco, sì no? Esatto. Capito la prendi proprio sul gioco. No. E invece cioè gli alieni non si sa cioè perché poi ovviamente come la storia delle sirene, cioè sì. Se uno vuole vedere che le sirene esistano, gli unicorni, che, no, ma più che altro, no, cioè le sirene, io sono sicuro, cioè, no, sì. Perché le sirene effettivamente vorrebbero esistere perché il 90% dell'acqua è inesplorata, quindi sì. Tu non sai cosa c'è, però se ce la immaginiamo Ariel. Come Ariel, allora no, sì, cioè, ok. Diciamo... Però la stessa cosa per gli alieni, sì. Cioè potremmo essere noi alieni, ragazzi. Esatto, lei ogni magari tanto me lo dice. Io sono quasi sicura di essere un alieno. Ma ogni non tanto sai la storia degli anche. Antichi alieni? No. Gli antichi Oddio. Alieni? Cioè che tipo in realtà gli alieni vivevano, cioè gli alieni per noi quindi tipo X, sì. Vivevano su un altro pianeta che ha smesso di essere funzionante per l'essere umano. Ma non è vero, per tipo che facevano alieno. Così tanti film erano che tipo non c'era troppi, più spazio. C'erano troppi, non c'entrava tipo più. Il problema che quasi stiamo avendo anche sì. Noi tra che un poi po', andremo su Marte. Esatto, quindi, stiamo cercando esatto. Altre forme di... per andare da qualche altra parte. Okay. E quindi niente, che loro hanno probabilmente preso degli embrioni, li hanno spediti nello spazio perché avevano trovato che la Terra era abitabile. E quindi in realtà noi siamo i figli degli alieni. Esatto. Allora, è tutto spiegato. Che bello. Però, ma quindi tutti siamo figli di questi alieni qua? Secondo questa secondo teoria, me questa sì. Teoria sì. Secondo me io vengo da un altro pianeta però. Qua. Secondo me tu sei tipo un'intrusa. Io sì, io oppure sono arrivata l'unica qua. Umana che sono l'unica umana, invece ero l'unica che so, ci sono altre persone, devi cercarle, devi cercare sì, la tua famiglia. Esatto. Oh, che bello. Fanne un vlog, sicuramente libro. Prende. Bello, un vlog in cui vado a cercare la mia Fale famiglia views. Di alieni umani. Anzi, no, umana, boh, vabbè, non si è capito. Non lo sapremo mai. Sì, vabbè. Lo scopriremo solo vivendo, morendo. Passiamo alla challenge. Però io voglio fare, poi faremo un'altra, vi dovremo invitare di nuovo a fare va una bene. Puntata in cui no, parliamo a parte solo il fatto di che queste cose. Io mi sto divertendo talmente tanto che io vi voglio come resident nel podcast. Cioè, almeno una volta al mese dovete venire. Va bene, va bene. No, allora... ti chiedo di prendere la ruota e metterla lì di fianco a te. È tutto questo, vero? Solo la ruota.
Quello, esatto. Io nel dubbio ci faccio un applauso. Lì? Qua. Lì? Charlie va bene lì come posto? Per niente. Ah no? Ci piace? Sì, sì, dai, ok. Allora, si gira la ruota. Okay. Allora, adesso devo dire questa dobbiamo... cosa? Yeah. La devo dire? No, bella. No, è molto divertente cosa... che non la giriamo credo. Fake. Ma bella, l'hai appena detto. Ma scusami, da, secondo me è molto divertente. No? Tagliata. Non avete idea, non ti mi danno no, no, se vogliamo dirlo, possiamo dai, dire il nostro volta, segreto. Dai. Dato che è solo... Scusami, ci faccio una È solo per questa volta, ovviamente. Certo. La ruota sarà fake. Sì. Cioè, solo noi vogliamo, per questa volta, perché però. Noi vogliamo fare una challenge con loro che a noi piace tantissimo e secondo me ci spaccheremo da ridere. Esatto. Sperando che poi effettivamente ci spaccheremo. Se no, sarà una challenge così. Adesso vedi che esce subito, cioè tipo la prima che esce quella. E comunque poi sembra prima tutto fake. Devo fare una foto prima. Ok. Che siete okay. molto belle. Aspetta. Che poi tu intrattieni il pubblico. Vai. No, poi questa foto. Che vuol dire? Aspetta, che come mi devo mettere? Schifino. Non lo so. Oddio, che angoscia. Siamo? Questa foto, ovviamente, poi verrà appesa nella bacheca degli ospiti. Tre. Aspetta, e sarete in grande compagnia. Mi negli occhi. Tre, due, uno. Però, cioè, vedi, sono tutte carine. Tutte... Io faccio sempre i versi mentre faccio le foto. O rido per finta. No, una camera già metterò qua, visto che... Noi tutte le volte dobbiamo fare foto tipo, fai finta di essere simpatica. Sì, no. Io una cosa non riesco a farne a meno. Lei mi dice, smetti di fare questi versi. Io faccio tipo... Che so, fa le foto fa... Io morta. Aiuto. Vabbè, dai, comunque, giriamo questa ruota. Mettiamo le ali. Vai, la ruota. Vai. Gira la ruota, yeah, yeah. Allora, se arriva al primo la colpo, veramente... Io non vedo. Tutto pilota, è tutto fake. No! No. Girala no. Un pochino, leggermente, ancora un po', ancora un po', ancora un po', un pochino. Oh! Glitchato di brutto! Oh! Oh. Oh. Oh, ma non... Che fortuna! Ma cosa è successo? Incredibile, mi si è rotta una. Oh, questa puntata è tutta una simulazione, in realtà. Voi siete la simulazione. Allora, incredibile, non me la sarei mai aspettata questa challenge. AZ non è il dentifricio, specifichiamo, no. ma carissimi, IBAN in descrizione. IBAN in descrizione se volete mandarci i soldi voi di AZ, che poi cos'è? Il dentifricio? Sì, ma ho capito, ma è proprio la marca AZ. Vabbè, sì. Chi se ne frega. Vai avanti. Vabbè, spiegala tu che io sono distratta. Allora, AZ praticamente è semplicemente un discorso, quindi come se stessimo continuando a parlare, ok? Ho capito tutto. Lo guardi Jimmy Fallon? Certo. Ok, sì, allora... Ma con chi allora credi di star parlando? Cioè, io veramente, no, guarda, sono scioccata. Allora, noi stiamo facendo un discorso, ok? E abbiamo una categoria di persone, quindi persone famose, ben detto. Personaggi famosi, personaggi sì. famosi. Noi dalla A alla Z, quindi andando in ordine alfabetico, dobbiamo infilare in mezzo al discorso questi personaggi famosi. Okay. Ovviamente ognuno si piglia una lettera, quindi inizio io con la A, B, C, D, E, F e si va avanti. Okay. Sapete benissimo che io mi dimenticherò l'alfabeto, la lettera, sì, anch'io, assolutamente, okay. Ovvio. Non abbiamo okay. un cameo di lettere per l'alfabeto. Purtroppo no, però questa era mancanza. Se una è proprio in panico, gli altri la possono suggerire, aiutare, okay. Sì, senza problemi. Ma si è può caduta andare. Una gelatina. Oggi è così, oggi è andata così. Vabbè, ci siamo noi, portiamo sfiga. Partiamo, non l'abbiamo detto. Allora, chi parte? È una cosa certificata proprio. Serena, sì. No, parto io. Con la A? Con la A. Ce l'ho io, se no. Io non ce l'ho con allora la A. Allora ce l'ho io. Vai, parti tu, parti tu col discorso. Aspetta, il giro com'è? Così dire. Sì. Ok. Valgono gli youtuber, no? Valgono gli youtuber, certo. Allora sto a cavallo, ragazzi. Allora cominciamo subito col dire che l'altro giorno praticamente bazzicavo su YouTube e chi mi vedo? Mi vedo questo video di Hayley Hills. Ah, di Hayley Hills, sì, che voi conoscerete sicuramente. Assolutamente no. Fantastico. No. Lei la conosce, Charlie sicuramente conosce sì, Hayley Hills. Ecco. Per forza. E niente, certo. Volevo dire che è molto brava. Cioè, a me è una cantante, vero, a Lil? È anche canta, sì, anche canta, youtuber e cantante, fa delle bellissime canzoni. Comunque, sì, tu invece è come Bruno Mars, più o meno. Un po' come Bruno Mars, sì non sì. È proprio lo stesso genere. Vabbè, fa delle bellissime canzoni, viene subito in mente Bruno Mars, certo. Cioè non saprei a chi no, altro pensare. No, a me se invece penso a YouTube mi viene in mente Kasper Lee comunque, certo. Perché ho detto che è il mio preferito, quindi...
È ovvio che è Casperlino. Beh, non sì. fa pure canzoni comunque. Fa le canzoni di dissing. Allora mi preme anche quelle. Sì, sì, infatti anche come quell'altro cantante che forse... No, aspetta, ci sono due gemelli su YouTube. Ah, i Dolan Twins. Che... Oh, preparatissima. Vabbè, veramente, preparatissima. I Dolan Twins, che anche loro cantano, forse no, forse no, un po' meno. Un po' meno. Vabbè, però mi sono venuti in mente così, e quindi, insomma... No. Invece sai, a me chi viene in mente che adesso guarda, quando proprio cerchi il nome ti sfugge. Se si parla di... Ah, aspetta, ma scusami, i Dolan Twins non erano... Esatto. Erano imparentati con Elon Musk, che ne parlavamo prima? È probabile, sì. Lo zio. Lo zio. Vedi, Twins, allora... Elon Musk. Ma sapete chi è la zia invece? Chi? È Fergie. Ragazzi, i geni effettivamente si sono messi in scena, nel senso, si vedono. Assolutamente. Tu non ce li vedi tanto a cantare voi con loco. Sì, infatti anche sai chi la canta quella canzone? Chi? La canta Geronimo Stilton. Ma sai che è vero, ma guarda che secondo me è proprio Geronimo Stilton, perché nell'ultimo volta, perché adesso fanno i numeri con i CD dentro. Ma lo sai come è diventato famoso Geronimo Stilton? Come? Ha fatto un duetto con Harry Styles. Con Harry Styles. Io pensavo con Irama. Con Irama? Con Irama che... Ma effettivamente... Invece no. No, è stata Laura Pausini. Era Laura Pausini. Laura Pausini. No, è stato Motta. Cosa? Ma è squittito. Motta. Ma Motta. Ma non è quello che è diventato famoso con Nina Zilli? Non può essere lui, Sì, no, io credo essere. Che tu ti stai confondendo con... aspetta che non mi viene in mente adesso. Non dire Oscar Wilde perché è morto da un po'. No, comunque secondo me io lo so chi è, con chi è diventato famoso. Sì, Orietta Berti. Ecco, infatti, vedi. Perché mi veniva Ornella Vanoni, la canzone invece. Della barca. Invece sì, mi veniva Ornella barca, e no, invece hai ragione tu. Hai proprio ragione tu. Sì. È vero. Però sai che mi viene in mente in questo momento, ma proprio veramente una persona importante soprattutto per noi, ragazzi, Paolo Meneguzzi. Vabbè, ma di cosa stiamo nuovissimo parlando? Paolo Meneguzzi. Vero che ti amo ancora, vero che ti ho tradito, a falso è stato un gioco falso. Bravo lui, bravo. Bravissimo. Era Paolo Meneguzzi. Quasimodo. Perché sei ispirato, mi sa, Paolo Meneguzzi, sì, proprio a quello. Quasimodo. Oppure comunque ce ne stanno altri, tipo I Queen tipo, sono ispirati a Paolo Meneguzzi. Scusate. E basta, e quindi basta. Sì, ma il film adesso. È vero. Ma un altro che mi ricorda molto, che è vicino a Paolo Meneguzzi, più o meno come è Raff. No, Ron. Ron? Come? Tra 100 anni, sì. Esatto, lui, Ron. Sai Ron chi... è un po', però... Sai chi mi ricorda Ron, però? Chi? Stay Serena. Uguale. La conosci, uguale. Stay Serena? No, me non ho parlato. È abbastanza famosa. Ah, sì? Sì, non te la confondere. Dici te, perché a me non te la confondere con Serena Rossi, che è un'altra invece. È un'altra invece, quella ok. Quella di Mary Poppins, se non sbaglio. Tra l'altro. Sì, è proprio lui. Tu sei d'accordo? C'è proprio lei. Ma tra l'altro io non capisco perché tu non abbia detto Rami Malek. Parlando dei Queen. È vero! Cavolo, era subito Rami Malek. Adesso sono un po' non ce l'avevo. Tommaso d'Aquino, forse. Ah, Tommaso Paradiso. Tommaso Paradiso. Tommaso Paradiso, proprio lui. Probabile. Che cos'è che faceva? Scusami. Che... Tommaso Paradiso. Mai spiega. È famoso per i suoi quadri. Cioè, lui disegna. Disegna e rappresenta tutto ciò che dicono le sue canzoni. Capito? Ma come Ugo Foscolo? Esatto. Come Ugo Foscolo. Lui. O gli U2, non lo so. Del genere. Anche sì. Che Ugo Foscolo e U2 più o meno... sono simili alla fine. Sì. Cioè fanno più o meno... Sì. Faceva Ugo perché Ugo Foscolo... cantante. Sì, era molto tutti. Bravo, molto bravo. Certo. Ma è quello che ha duettato con i Velvet Underground?
No, non so se era lui, mi stai sbagliando con Vasco. Secondo me, no, secondo me stava con Vasco Rossi. Secondo me anche. Ah, Vasco, sì, eh beh sì, effettivamente ha una logica. Oppure con... Russo, Raga, ve lo dico io. Zucchero. Con... Zucchero. Oh, ma Zucchero Cornaciari. È proprio lui. C'è proprio una lui. Cultura musicale incredibile. Veramente, cioè. Con nessun attore. Cioè, solo Rami e basta. Comunque, cioè, anche Zac Efron, però. Zac Efron, se vogliamo parlare di zucchero, secondo me bisogna anche citare Zac Efron. Perché è un zuccherino. Perché, no, esatto. Ma tra l'altro esce il suo nuovo film, eh? Cioè, è quello lì con lui che è tipo uno psicopatico. Sì. Ragazzi, tra l'altro, molto bello il documentario. Non l'ho visto. Fighissimo. Ho visto solo il trailer del film. Però... perché aspetta che non c'ho più la voce. Ti sei emozionata per la challenge, ma okay. Che tra l'altro è finita, siamo state bravissime. Sì, facciamoci un applauso. Diciamo che siamo state molto anni 80, come... Sì. Ragazzi, sì. Mi sono uscita con Paolo Meneguzzi, vorrei sapere. Paolo Meneguzzi, guarda, mi hai fatto tornare alla mente un sacco di ricordi, sì, bellissimi. Oggi mi andrò ad ascoltare tutte le sue canzoni. Di tua nonna. Di mia nonna. Di mia nonna. Sì, sì, sì. Poi, tra l'altro, questa challenge si fa anche iniziando... Si fa anche iniziando con la lettera. E io pensavo fosse quella la challenge. Ah, sì. Tipo, adesso... Ben bene. Sì, capito? Ah, bello. Prossima volta possiamo anche fare così. Sì, con i crediti. Figo. Ben sì, certo. Secondo me è più con facile voi. Così. Perché alla fine, sì. Comunque, dunque... Ma cioè, farlo con forse... Ah, quindi. Sì. Fallo con la Z. Rammarico. Guaio. Magari ce n'è fiss. Con la R cosa fai? Ma raga. Io che parlo da sola, raga. Vabbè. L'altro giorno ho condiviso tipo un post in cui tipo la tipa, vabbè, una tipa. Ha scritto tipo su Twitter, sono quelle cose che ricondividi, sì, su... Anch'io l'ho condiviso, è bellissimo. Io sempre mi diverto. E che dice appunto che inizi per scherzo, io tutti amici, è per raga. Gioco. E poi chiami tutti raga e non sai. E tra l'altro, l'altro giorno ho visto anche un altro post su Facebook in cui c'era scritto tipo: nel momento in cui gli altri iniziano, cioè tipo iniziano una frase, ma come fate senza raga? Cioè effettivamente un modo per dirlo. È vero. E io, raga, come si fa? Cioè, capito? Sì, ma io ti dico, io mi chiamo da sola, raga. Sì, cioè, sì, mi guardo allo specchio e faccio, raga, no. Sì. Sì, io pure i miei genitori. Io ma se pure parlo da sola, sì. Tipo nella mia testa, raga, a volte ce lo metto dentro. Sì. Tipo, ora raga, abbiamo iniziato, una droga ormai. Abbiamo iniziato così, anche, cioè prendendo un giro top. E wow. È vero. E wow. Cioè diciamo tipo, sei top. Sì. E poi facendo, scherzando e ridendo, a un certo punto diventa top. Cioè, è vero. Tipo, però top sì. Ormai è più sdoganato, invece wow è proprio un po' da rincoglionire. Wow è un po'. Sì, tu non provare mai a farlo per scherzo. No, perché non provare mai. Ma chi è che dice wow veramente? Tipo wow quanto è bella quella cosa. E adesso faccio, ma vabbè wow. No, vabbè wow. Ma proprio seriamente lo faccio. Oh mio Dio. È successo. Non facciamolo mai. Sì. Ma le nuove generazioni ci stanno facendo questo, con questi nuovi termini. Lo so. Comunque secondo me stiamo registrando da 2 ore. Devo sì, andare a fare la nostra pipì, regista ci sta odiando un po'. No. No. Le camere no, sono le camere stanno ragazzi, e mi odierò io perché dovrò montare io questo podcast. Che bello, che bello. Sono molto contenta. Wow. Ciao wow top. Scusate un attimo, quindi io sono Serena e tu sei Francesca, cioè capito così? Perché come personalità. Cioè, capito? Va bene. No, va bene. Questa è proprio una risposta che darei io. Sì, secondo me è così, c'è sempre una veglia e una Federica da qualche parte. Okay. Ogni tanto la devi far tornare alla realtà. Sì. Allora sì, cioè allora sì. Sì, scusami. Sì, cosa vorresti dire? Assolutamente sì. Sono io. Sì. Sì, dovremmo fare un video. No, vabbè, poi vabbè, ne parliamo dopo. Scambio di coppia. Ragazzi, suggeriteci nei commenti quale video dobbiamo fare insieme poi nei perché prossimi anni. Perché è arrivato fin qua, perché non ci sarà arrivato nessuno. Poverini, mi dispiace tanto. Poveri voi, ragazzi. Per mia madre, mamma. Ciao mamma. È successo. Vabbè, ragazzi. Come è venuta la foto? Scusa, facciamo vedere. Bellissima. Bella. Wow, che bello questo capello che da tutto il tempo qua. Posso dirti che non sembri contenta. Assolutamente tu nella foto. Ma che cos'è? Ma non sei tu? Ma chi è? Chi è? Sono orribile. No, è venuta super bene. No, bellissima. Adesso
Potete... No, ragazzi, cioè, non lo sapevo. Potete appendervi là dietro se volete. Se no, vi appendiamo dopo. Oh, dove sta tutto il trucco e parrucco che mi viene aggiustare? Hai ragione. Cipria. Scusami, abbiamo finito il budget. Quale budget chiedete voi? Ora esatto. Tutto. È proprio quel budget. Vai, pronti? Vai. Ok, c'ho intanto paura. Vai. Inziccalo. Eccolo. Okay. Perfetto. È inziccato. E direi che top. Magnifico, top, raga. Beh, raga, direi che possiamo concludere qua la puntata. Sì, ce ne andiamo. Possiamo... No, poi continuiamo i nostri discorsi. Okay. No, io voglio sapere tutti i gossip adesso. Okay. Ce l'hai un bel po' di ore? Sì, non ti preoccupare. Ragazzi, noi vi salutiamo, grazie mille per aver seguito Unicorn Island Podcast. Vi ricordiamo che potete ascoltarci su Spreaker, Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, eccetera, eccetera, e lasciateci anche 5 stelle e 5 euro, sì. Così tanto che ci siete. Certo, ringraziamo ancora le nostre K4U, grazie a voi, grazie a voi per avermi invitato. E ringraziamo ancora i nostri sponsor Red Bull, Xiaomi e la nostra bellissima produzione Colibri 12, link che in Charlie che ci sta odiando e anche Francesca che... Ma in realtà si sono fatto un sacco di risate, sì, no? Esatto, sì. Alle nostre spalle, sì, guarda la faccia. Sì, sì, simpatiche. Ci vediamo domenica, ogni domenica ore 12 su Unicorn Island e niente, buona serata, buona giornata, buon tutto. Buon ferro da stiro, mamma. Ciao.